Buongiorno, buongiorno e buona domenica 2 giugno. Cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i miei like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link, quel link in descrizione. Sono tornato dal mio viaggio bellissimo in Abruzzo, dove ho incontrato bella gente, un posto questo notaresco e un piccolo paese in alto, ventilato, molto bello, con le vie piccole, con la via 28 maggio 2003. Poi sono passato in un altro posto meraviglioso, ho visto un quadro del Pinturicchio non finito, la Madonna col bambino benedicente, e il quadro non finito è nella Pinacoteca all'interno della chiesa di San Francesco a Trevi. Mentre il quadro finito, sempre la Madonna col bambino benedicente, è addirittura la National Gallery di Londra. Quindi si passa dall'Abruzzo all'Umbria. Oggi giornata emozionante, parto per Parigi, corre il mio cavallo alle 5 e mezzo in una riunione straordinaria al Derby di Francia, il premio del Jockey Club, quindi grande emozione, ho tanta voglia e vediamo. È piovuto molto e il mio è un cavallo canotto, cioè vuol dire gli piace il pesante. Ma parliamo di Milan, care amiche, cari amici. Io il titolo è chiaro: o sono tutti stupidi, oppure i più intelligenti sono quelli che pensano che Fonseca sia un allenatore mediocre. Perché io continuo a leggere, non ho studiato molto il Fonseca sul campo negli ultimi mesi, quindi non do giudizi, non do giudizi. Qualcuno si riferisce ai giudizi con la Roma, vorrei capire tutti quelli che hanno scritto Fonseca out quante partite del Lille hanno visto. Io almeno non dico né in né out, avrei preferito magari un allenatore più innovativo, ma Fonseca out, non avendo termini di giudizio, io credo che quelli che hanno i termini di giudizio si riferiscono ancora a 6 anni fa, con la Roma, con giocatori diversi, con filosofia diversa, con esperienza diversa. Qui non è questione di difendere o non difendere Fonseca, ma mi piacerebbe che quelli che scrivono Fonseca out mettano di fianco: ho visto tante partite del Lille, non mi piace come gioca. Avrei chiaro che se noi diciamo Fonseca out perché volevo Conte, legittimamente è una spiegazione. E fino a lì, oppure Thiago Motta, oppure De Zerbi, va bene. Ma se si dice solo Fonseca out, giusto per dire Fonseca out, spieghiamolo perché Fonseca out. Incomincio un po' affezionarmi quando vedo un allenatore del Milan, o perlomeno ho sempre detto, vediamo quando firmerà, sarà un allenatore del Milan, ma tutti lo danno così scontato che avere ancora dei dubbi, forse appaio io ridicolo, però diciamo così che se sarà lui, come tutti sono straconvinti che sia, e voglio poi capire per quale motivo io debba criticarlo a priori. Ripeto, non lo voglio difendere adesso. Ma a dire Fonseca out e tutti quelli che hanno visto Fonseca out, che ribadisco, vorrei capire quante partite del Lille abbiano visto e quali siano le spiegazioni, fuori dal fatto ne volevo Conte, quella può essere una spiegazione, ma fuori da quel fatto lì, perché dicevo, o sono tutti stupidi, continuo a leggere, ex giocatori che ne parlano bene, qualcuno dice guarda che uno che non parla con i giocatori, ho visto oggi Bruno Peres, è stato la mia salvezza, parla sempre con me. Non lo so, leggo giudizi positivi di giornalisti francesi che l'hanno visto, di giocatori che sono stati con lui che l'hanno seguito. Quindi non lo so, ripeto, o tutti questi che leggiamo non so, sono affezionati, sono legati a lui e non sono obiettivi, può essere anche questo, però. Ho visto solo lodi dalla Francia per questo allenatore. Poi boh, vedremo quando arriverà. Poi si leggono anche altre cose. Per
Per esempio, ho letto ieri sera che lui, io non so poi, il Milan non dice una parola, Fonseca non dice una parola e io leggo che Fonseca non avrebbe chiesto nient'altro che un centravanti. Poi leggo invece ieri altro e quindi non so come si possa dire con chi ha parlato Fonseca. È il suo agente che mette in giro queste cose? Non lo so, magari parlano con l'agente che sostiene questo. Ma che voglia il centravanti, questo lo vogliamo tutti. Adesso la situazione del centravanti non temo, perché poi dopo mi rinfacciano, però io lo dico. Zirze è l'obiettivo, Zirze è complicato, bisogna pagare le commissioni. O il Milan si tappa il naso e paga le commissioni, sperando che il Bayern non lo voglia, come qualcuno accenna, altrimenti sarà duro prendere Zirze. Punto, stop. Io pensavo che, come logica, non ho parlato né col Milan né con Fonseca, come logica potrebbe andare bene David, che a me non ha mai fatto impazzire, però dico, magari è il giocatore che più si adatta ai suoi schemi. Ieri sera mi hanno detto, riferisco, no, guarda che proprio lui, David, non lo vuole. Vedremo se sarà così, e lui vuole solo Zirkzee. Bene, speriamo che insista per Zirkzee e il Milan gli faccia regalare e gli faccia questo regalo Zirkzee. Però ieri qualcun altro dice no, ma non vuole nessun altro. No. Lui, Thiago Santos, di cui mi parlano tutti benissimo, lo vuole come? Perché non vuole un centrocampista centrale, va bene così, quando abbiamo sempre detto che il centrocampista non ha visto una partita a Fonseca. Come si può mettere in bocca a Fonseca che vuole solo l'attaccante, perché per il resto è tutto, va bene tutto? Così tutti dicono, ecco l'aziendalista Fonseca, non chiede altro, così ecco perché la proprietà l'ha preso. E Milan prenderà 3 giocatori, sicuramente, 2 sicuramente e credo anche un terzo. Direi in maniera abbastanza categorica, l'attaccante e il centrocampista centrale. La Gazzetta ha titolato questa mattina su Fofana, potrebbe essere un eccellente giocatore. E poi questo Thiago Santos, di cui tutti parlano benissimo. Ieri ho letto che potrebbe essere il prossimo, nel prossimo ricambio della nazionale portoghese, potrebbe essere il nuovo giocatore di fascia destra. E io ribadisco quello che ho scritto ieri: se mi danno Zirze, se mi danno Fofana e magari poi un'altra alternativa lì non costosa o a costo zero, e Thiago Santos, io incomincio a essere bene, la difesa un po' più compatta, quindi miglioreranno, penso, devono, Tomori, Kalulu, ciao, Gabbia ha giocato una buona stagione. E quindi cominciamo a ragionare. Ho letto che lui avrebbe detto, che anche lì, boh, chissà con che informazioni hanno, sì, se c'è da cedere un giocatore, cediamolo pure. Non lo so che, come fanno, non succede niente, non parla nessuno. Beato chi parla con Fonseca, che dice, no, io ho deciso che voglio un attaccante. Gli altri vanno tutti bene. No, il Milan è alla ricerca di un centrocampista, è una ricerca dell'attaccante. Zirze sarebbe l'ideale, David mi dice che lui non lo voglia, vediamo se sarà così, e magari glielo prendono lo stesso, non lo so. Jimenez può essere un'alternativa interessante, costa più o meno come Zirze. A Zirze sono 40 più 10, 15 di commissione. Mentre Jimenez costa da 50 di suo, con non so quante commissioni se ci siano. Ieri chiudo con quello che è successo ieri sera, perché l'agenzia Dire ha riportato che Paolo Scaroni, ricevimento del 2 giugno, al solito ricevimento tradizionale del capo dello Stato, avrebbe detto a domanda, ma per quello che riguarda Leao, beh, se mi danno 150 milioni lo impacchetto, perché sapete sono un po' venale, e lo impacchetto subito. Dopo una mezz'ora, è una dichiarazione che ha fatto sussultare i tifosi del Milan e non solo, però dopo circa mezz'ora è arrivata la smentita del Milan, non ha mai detto queste cose,
Paolo Scaroni, che poi parlando alla Gazzetta ha ribadito: non ho mai detto queste cose, anche perché non le penso. Quindi si è ridimensionata questa presunta dichiarazione captata dall'agenzia Dire durante il... avrebbe detto questo a un tifoso, però c'è stata la smentita del Milan e si dice quello che riporta l'agenzia, si dice quello che comunica, fa trapelare, non era un comunicato, ha fatto trapelare il Milan, e poi mi sembra la Gazzetta ancora ha chiarito Paolo Scaroni che non avrebbe mai detto questa cosa, soprattutto per un motivo, perché non la pensa. Quindi anche in questo caso dobbiamo sottolineare questo fatto che è successo ieri sera e dobbiamo dire come si è esaurito questo elemento abbastanza di turbolenza. Ieri Giorgio Furlani era a Wembley per assistere alla bella vittoria del Real Madrid. Un omaggio lo facciamo anche noi a Carlo Ancelotti, Carlo VII. Sapete come, sono andato a vedere ieri su Wikipedia, sapete come veniva chiamato Carlo VII? Perché esiste, non solo c'è l'imperatore Carlo V che conoscono tutti, ma dato che ne ha vinte 7, sono andato a vedere Carlo VII, è chiamato, pensate, il vincitore. E quindi, le victorieux, qualcosa del genere, e quindi è proprio il soprannome giusto per Carlino. Ancelotti, complimenti, ha guidato ancora con grande calma, parlava alla fine con l'allenatore, è una persona splendida. Io però non capisco, lui partirà martedì per il Canada, vince la Coppa dei Campioni, Champions League, dopo aver vinto il campionato, ha lì il 16 giugno la sua cavalla che si chiama Gala Real, che è fra le favorite del Prix de Diane, che è la corsa più affascinante in Europa, e forse rimane in Canada. Carlo, torna, perché essere proprietario e avere delle buone chance di vincere il Prix de Diane con la tua cavalla Scuderia 2P, giubba amaranto scura, granata scura, con una banda o due bande azzurre, e il dio dell'Ippica ti vuole lì. Speriamo che cambi idea, faremo tutto il tifo, andrò a Parigi anche il 16 proprio per fare il tifo per Gala Reale del mio allenatore, e quindi con Alessandro Botti mi piacerebbe avesse questa soddisfazione dopo tanti anni positivi in Francia. Cari amiche e cari amici, o sono tutti stupidi e dicono che Fonseca sia bravo, o sono tutti intelligenti quelli che dicono che sia mediocre, poi con quale giustificazione, se non avendo visto 6 anni fa i campionati giocati con la Roma. Vediamo, io questo Fonseca incomincio a sperare che sia bravo, perché se sarà lui l'allenatore devo sperare che sia bravo, e mi auguro che abbiano ragione tutti quelli che sembrano stupidi e dicono che sia bravo. Un abbraccio, buona domenica, una domenica emozionante, e auguro anche voi una buona domenica, perché ieri era mistero, anzi scusate, ieri era storia, domani è un mistero, oggi è un dono, e speriamo sia un bel dono per tutti. Arrivederci, buona domenica.